Oggi è un giorno importante ad Arquata del Tronto, uno dei paesi simbolo del terremoto, perché c'è l'assegnazione delle prime casette per i terremotati. Il commento del sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci. Beh sì, è una giornata importante perché dopo 9 mesi, insomma, consegnare le casette, che è l'aspirazione di tanti del mio comune, per poter rientrare, quindi diciamo è un primo passo. Atteso e anche sofferto, perché magari pensavamo pure a un po' prima averle, però adesso queste le consegniamo, si sta lavorando anche su altri, io devo fare in pratica 7 villaggetti, quindi altri 6 se ne stanno affrontando. Spero entro l'estate di poter, quelli che hanno fatto la domanda, di farle rientrare tutto, certo, in modo di aprire le scuole a settembre, altrimenti qua gran parte della popolazione non rientra, questo è il timore. Ecco, ma lei qualche giorno fa diceva, noi sindaci di questi territori non ci sentiamo abbandonati, però forse un pochino trascurati, conferma queste parole? Abbandonati no, perché insomma le istituzioni sono presenti, fanno quelli che devono fare, però se si potesse accelerare, che posso dire, le macerie l'hanno cominciato da pochi giorni a portare via e sono state in super per 9 mesi, quindi la burocrazia diciamo c'è stata. Le opere di urbanizzazione che fa la regione, in primo tempo gli dava 4-5 mesi alle ditte per le opere di urbanizzazione, dati 2 mesi dicevamo noi, no? Per poter accelerare. Tutto così, insomma, un po' troppa burocrazia. Un momento fa una B ma detto, sto andando dell'ufficio di ricostruzione, un funzionario da 15 giorni che mi pisa in giro, firma, non sanno manco loro. Io ho preso domattina, ci vado pure io per capire, se no quando se comincia, insomma, e questo è il fatto. E anche gli uffici periferici, a mio modo di vedere, sì, ci sarà professionalità, ma mica tanto, insomma, detto in termini brutali, perché fa, almeno le lamentele che ho io ci vanno, poi ci vanno le tappe, non sanno manco preciso che devono fare loro, e questo è un coso di parrucchieria, mi ha detto, io manco agosto qua riapro, ho pochi danni. Insomma, tanti, un minuto fa. Esatto, no, ma insomma, quello che ci dice lei è che ci sono tanti elementi all'interno di queste strutture, sicuramente c'è la competenza, però manca l'organizzazione di fondo che poi crea rallentamenti. Esatto, non si arriva in fondo, cioè questi che vogliono hanno già fatto tutto, mi dice, mo domani l'accompagno, perché insomma non è possibile che un cittadino va lì e da giorni non diciamo che è preso in giro, ma ha detto addirittura per telefono, sa, ah, questa mo riscoccia, perché lì su non ci sta più nessuna attività, questi devono gambare, insomma. Chiarissimo. Mo viene l'estate, gira un po' di gente, quando fanno tornare al lavoro. Quindi bene. Questa è la situazione. Mo mi sono pure sfogato. No, ma no, immagino che sarà un'estate molto impegnativa, sindaco. Ho decine di telefonate, per cui capisce. Alla fine uno non ne può più, giustamente mandate il sindaco, i piccoli centri tutto dal sindaco, si rivolgono, capisce? Certe volte non possiamo dare risposte concrete perché ne dipendono da noi, tanti problemi, insomma. Molto chiaro, va bene, buon lavoro sindaco, grazie, buona giornata.